Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre io, Griego DM, ed oggi siamo qui con una nuova puntata di questa serie su Assetto Corsa. Andiamo a fare un'altra gara degli eventi speciali. Eccoci qui. Prima abbiamo fatto la KTM X-Bow R con la KTM X-Bow R, la Track Day Challenge, e oggi andremo a fare la A Test of the King. Per ora tutte con difficoltà facile, perché non riesco a giocare. Ogni tanto devo ricordarmi di guardare la telecamera, però non so se ci riesco. Se mi seguite, questo è il mio primo video gameplay con una facecam, e sì, ho fatto solo il video dell'HTPC con la facecam, però ovviamente non è un gameplay. Andiamo e iniziamo la nostra gara. Gioco sempre con il controller dell'Xbox, ovviamente gioco su PC perché Assetto Corsa c'è solo su PC. Oddio, cosa si è aperto? Aspettate, ho preso il muro. Bene. Che macchina, come si guida? Wow. Ecco. Guardate se muove per la penalità, eh. Non so perché ho cambiato visuale, volevo vedere che auto è. Oh, mi stanno. Ok, bene, la gara finisce così. Bella. Non finirà mai, cioè come li prendo quelli adesso? Non ho nemmeno idea di come si fa per far tornare l'HUD della guida. Per favore, se voi lo sapete e state guardando questo video, vi prego ditemelo, perché ogni volta non so a quanto sto andando e devo guidare con una visuale interna per darmi, diciamo, un'orientata. Più che altro non so quanti giri sono. Cioè, adesso dovrei essere quarto, ma solo perché li vedo dagli avversari. O forse sono terzo, non so. Non è brutto giocare così, anche se nella realtà tutte queste cose non si sanno. Però io non l'ho guardato nemmeno prima quanti giri sono. Questa pista è Nürburgring. Perdonatemi per l'audio, ma il microfono è a casa di mia madre, non sono a casa di mia madre, quindi utilizzo il microfono della videocamera che non ha il filtro antipop fatto da me e non ha nessun fono assorbente, sempre fatto da me, perché sì, costruisco pannelli fono assorbenti e filtri antipop inutili. Anche se devo dire la verità, il filtro antipop funziona, pannello fono assorbente non saprei nemmeno come verificarlo. Intanto abbiamo fatto un sorpasso stupefacente questo avversario che ha la nostra stessa auto. Io direi che dobbiamo iniziare a spingere un po'. Io intanto guardo di qua a destra perché poi mi sa che è la vostra sinistra, perché ho il secondo schermo e vedo quanto tempo è che sto registrando. No, 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 non va bene. Ci stanno sorpassando anche gli altri. Ecco, un altro ancora. Cioè, mi è venuto addosso e mi ha passato. Niente, adesso sono indeciso se ricambiare il favore, però poi sarebbe gioco sporco. Giochiamo sporco. Però rischierei anche io di andare a sbattere ulteriormente e uscire fuori strada e poi non riprenderò gli altri, anche se è ufficiale che non li riprenderò. Ho messo i settaggi quelli standard del controller e devo dire che mi trovo abbastanza bene. All'inizio tenevo una sensibilità del controller settata da me molto bassa, tipo a 40, e non mi trovo per niente a giocare a questo gioco, perché praticamente prima di prendere una curva ci mettevo un'ora e mezza,
e quindi diventava anche noioso e facevo fatica, sembrava pesante. Vediamo se riusciamo a sorpassare le scia. Insomma, adesso ho trovato i settaggi veri standard del controller e tipo la sensibilità del 75% se non sbaglio. Oh, non riusciamo a sorpassarlo di scia in staccata. Ottimo, però sono uscito largo. Alla fine la gara è tra noi due e gli altri sono ormai andati via. Non neanche li vedo. Non so se sono quarto. Porca madosca. Non so se sono quarto, quinto, terzo, non ne ho idea. Ecco. Non ne ho idea. Non vedo gli altri avversari, cioè ho messo anche la difficoltà facile. Il nickname, essendo il gioco craccato, è 3DM, quindi lo vedete. Ah, ecco, sono quinto, ci sono arrivato adesso. Bene, e quindi questo significa che quattro avversari praticamente tra un po' ci doppiano, perché io non li vedo, cioè non si vedono proprio. Eppure non mi sembra di stare. Sì, sono una merda, però ho fatto quell'errore all'inizio che mi si è imbarcata la macchina e ho perso tutto. Su, su, su. Cioè non ci sono, ma dai, ma che cos'è? Guardate dove stanno, stanno già alla curva lì giù a sinistra. Non ho idea di quanti giri mancano, ma come li riprendo? Ragazzi, qui sta andando tutto una merda. Non voglio ricominciarlo il video perché sono uno sportivo. Gli sportivi non ricominciano le gare. Perdono, quindi. Volevo portarvi un altro video di The Crew. Però, non so, visto che un po'... Non è che vi stufano, però ho avuto più riscontri con i video delle auto segrete, sempre di The Crew, mentre con le partite in PvP poco. Quindi mi sto orientando verso altri giochi e adesso sto andando un po' avanti sia con le recensioni che con sempre roba per il PC e con giochi tipo Battlefield, quindi di guerra. Se non li avete visti, andate nel mio canale e guardateli subito. Mi hanno recuperato, ottimo. E cioè, mi sa che la macchina col freno a mano tirato, perché non può essere che mi recuperano così tanto. GPU, ottimo. Purtroppo questo è l'unico gioco dove la memoria della scheda video supera i 2 giga. E perché ovviamente ci sono tante auto da caricare e quindi un po' si sovraccarica. Per ora non ho trovato altri giochi. Più avanti vi porterò anche Dying Light, appena lo metto i soldi da parte lo acquisto e lì vedremo come andrà il PC. Più avanti ancora, siccome ho acquistato il secondo schermo, farò un gameplay un po' speciale. Ok, bene, anche la penalità. Farò un gameplay un po' speciale su una partita a Battlefield con due schermi. E non so se voi lo sapete, ma giocare con due schermi è impossibile. Cioè, puoi giocare, ma è sconsigliato, perché ovviamente il mirino è al centro tra i due schermi e quindi non si vedrebbe nulla. E non si vedrà nulla. Quindi vediamo. Cioè, farò questo video. Devo vedere ancora bene come fare per registrare, però penso uscirà qualcosa di carino. Se riesco dovrei registrarlo tra qualche giorno e ve lo carico il prima possibile. Magari lo faccio tipo come speciale. Adesso vedo. Vedo. Intanto stiamo guidando ancora più una merda. Siamo quarti adesso. Non so perché non ho sorpassato nessuno. Siamo quarti, ma non riesco più ad andare veloce, mi stanno arrivando tutti quanti gli avversari da dietro.
Spero sia l'ultimo giro perché sto facendo una fatica infinita per non far sorpassare questo. Sono anche 13 minuti che registro. No! Ah, mamma mia che fatica. Sono concentratissimo. Sono anche andato... Ho sbagliato completamente questa curva. No, 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 no. Dai, brutto. All'esterno. Grandissimo. L'ho passato all'esterno. Mi sento un po' Valentino Rossi con le auto. A proposito di Valentino Rossi, uscirà tra qualche mese un videogioco che si chiama Ride, che è un gioco di guida, ovviamente, di moto. Niente, sempre la penalità su sta curva, dove ci saranno tipo 1,5 miliardi di moto da poter guidare. Dicono che, cioè, l'hanno annunciato come il Gran Turismo delle moto. No! Bene, mi ha sorpassato e mi sa che era anche l'ultimo giro. Guarda, adesso finiamo quinti, eh. No! Insomma, stavo dicendo, Ride è questo gioco che l'hanno annunciato come Gran Turismo delle moto e sarà, penso, qualcosa di spettacolare o un flop totale. Però è sempre fatto la stessa casa di MotoGP, quindi probabilmente qualcosa di carino riusciranno a fare. Ragazzi, per questo video oggi è tutto e bella.